Andiamo a presentare Gianluigi Paragone, Movimento 5 Stelle, e ancora Buonasera. Luisella Costamagna, la nostra collega, e collega anche Buonasera. Antonio Capradica, giornalista e scrittore. Buonasera a tutti voi, Sì. grazie a tutti per aver accettato il nostro invito. Paragone, il ministro Di Maio ha voluto chiamare il suo primo provvedimento decreto dignità, che è una parola molto, molto forte. Immagini di doverlo spiegare ai lavoratori che ci ascoltano. Perché da domani la loro vita sarà più dignitosa? Beh, intanto è una parola forte che però è incisa a chiare lettere nell'articolo 36 della Costituzione, laddove si parla proprio della retribuzione, quindi si parla di un diritto importante. Questa retribuzione, oltre a essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non deve essere mai al di sotto, non deve mai ledere la dignità dei lavoratori. Pensate quanto erano rivoluzionari i padri costituenti e quanto oggi siamo attuali nel rendere nuovamente in primo piano, nuovamente fondamentale la parola dignità. Non è che ci siano tante cose da dire, la gente sa bene la dignità che ha perso e che perde tutte le volte che si espone ad un precariato che ormai ti porta ad essere un fantasma sociale, ad un precariato che mette i padri contro i figli per uno straccio di posto di lavoro che oggi è l'unica cosa che si quantifica come se fossimo in un pallottoliere. Pensate alla dignità che torna a essere centrale nella lotta alla azzardopatia, a questo gioco di azzardo, d'azzardo che sta addirittura prendendo dei testimonial famosi tra attori e calciatori. Beh, la dignità torna a essere centrale. Antonio Caprarica, con questa operazione, con il decreto dignità, Di Maio sta riattirando l'attenzione su di sé sostanzialmente e sta cercando di concentrarsi sui diritti sociali, che se vogliamo è un po' stata la critica maggiore, principale che è stata fatta a Renzi e alla sinistra uscente del Partito Democratico. Secondo te è un'operazione che sta riuscendo, efficace, oppure ci sono dei tratti anacronistici che vanno contro la società attuale? Beh, si tratta di capire se deve riuscire un'operazione di immagine di cui ci ha recato testimonianza adesso il neo senatore Paragone o se invece questo decreto intende occuparsi davvero dei problemi del lavoro. È stato già spiegato perfettamente nel servizio che avete mandato in onda che dal punto di vista della battaglia al precariato, ad esempio, questo decreto è un decreto dai denti spuntati, non serve a molto perché semplicemente il datore di lavoro che ha deciso di cambiare, cioè di non passare al contratto a tempo indeterminato, può decidere di non rinnovare il contratto a tempo e di passare ad altro lavoratore. Ma il problema soprattutto non è questo. Il punto vero, e questo un po' mi sorprende che i 5 Stelle non abbiano avviato una riflessione seria su questo, perché in Italia? Uno, intanto in Italia c'è una percentuale di lavoro a tempo che è addirittura inferiore alla media europea. Perché abbiamo punte in Spagna del 26-27%, la media dell'Unione Europea è attorno al 15%, noi abbiamo una media attorno all'11,8%, quindi sotto il 12%. Due, perché? Perché ad esempio non solo i lavori a tempo, ma anche i contratti a tempo indeterminato non hanno una durata superiore? Normalmente superiore all'anno, per una ragione molto semplice, per la misura delle imprese prevalenti e preminenti sul mercato italiano. Prevalgono da noi le imprese piccole o piccolissime, le quali non hanno alcun interesse alla formazione del lavoratore e quindi a tenerlo per lungo tempo e a favorirne la formazione. Allora un governo dovrebbe porsi il problema di una crescita dell'economia e di una trasformazione di queste imprese da piccole a una dimensione che Prima va avanti. di coinvolgere Questo è uno degli appunti che è Luisella Costamagna, io stato ho visto Paragone strabuzzare gli occhi, non posso che andare un attimo da lui a capire il perché. Cioè, ma voi lo sapete che in questo paese ci sono imprenditori che si sono tolti la vita perché No, ma avevano questa è una risposta vergogna? demagogica, mi dispiace, ma questa è Questa mi veramente dispiace per una lei, si chiama risposta cronaca. demagogica, caro Si chiama senatore. cronaca. Se poi vogliamo cancellare anche questa drammaticità, perché per te è demagogia, e purtroppo ti tiro in faccia questa sberla che ci porta alla triste realtà.
cioè di imprenditori che si tolgono la vita perché hanno talmente vergogna a dover licenziare dei propri dipendenti, oppure arrivano, come nel caso per esempio di Bramini, che è diventato simbolico, sì, arrivano a pignorare la propria casa perché non vogliono licenziare le persone. Ma il tema altro non che, è questo. Altro che i piccoli imprenditori che non fanno durare i contratti più di un anno. Ma il tema non è questo. Vogliamo rispetto agli imprenditori bisogna veri. Bisogna prendere le cifre e parlare dei fatti. Ai imprenditori italiani. Bisogna prendere le cifre, parlare dei fatti. Appunto, se volete continuare a lavorare sulle emozioni, posso raccontare mille storie profondamente coinvolgenti ed emotive quanto quelle che lei finora ci ha raccontato. Il problema è che un paese si governa con la testa, con i numeri e con i fatti. Bene. Luisella Guastamagna, prima di tornare da Paragone. Chiedere, scusa, visto che siamo tutti giornalisti, vogliamo chiedere al ragazzo che ha fatto il servizio... No, scusa, no, dico, vogliamo magari chiedere al giornalista che ha fatto prima il servizio che razza di contratto ha? Glielo vogliamo chiedere? Glielo vuoi chiedere tu, Antonio? No, glielo voglio chiedere proprio per migliorare il suo contratto, che non è quello che fa... Scusa, Luisella, lascio la parola a Luisella, poi ti risponderò su questo. Bravo, capo. Allora, Luisella, dai. Allora, no, dicevo che i dati bisognerebbe darli giusti, per cui invece di citare la Spagna forse bisognerebbe dire che nell'Unione Europea le assunzioni a tempo indeterminato sono 3 volte i contratti a termine, infatti cita la Spagna che è l'unica insieme alla Grecia peggio di noi per tasso di disoccupazione. Dopodiché, dicevo, mi riferisco a Caprarica, dignità, io credo, quindi i dati diamoli giusti, il decreto dignità c'era bisogno secondo me di un segno formale e sostanziale di alterità del Movimento 5 Stelle, del Ministro Di Maio, non solo e non tanto nei confronti della Lega, della destra, di Salvini, quanto nei confronti delle politiche del lavoro che abbiamo visto negli ultimi anni e che, come sappiamo, sono andate verso la flessibilità, che vuol dire precarietà, hanno guardato più agli imprenditori di quanto non abbiano guardato ai lavoratori. Questo segno io lo riconosco, non credo che il decreto sia la panacea di tutti i mali, lo smantellamento del Jobs Act, ma credo che sia un buon inizio, a maggior ragione viste le politiche sul lavoro che ci hanno consegnato i dati di ieri, perché io parlo per dati, come diceva giustamente Caprarica, i dati ieri dell'Istat che sono stati celebrati e festeggiati, letti davvero ci dicono che abbiamo una disoccupazione a 2 cifre, al 10,7%, mentre il resto d'Europa è all'8%, appunto come dicevo prima, solo Spagna e Grecia stanno messe peggio di noi, ma soprattutto la nuova occupazione è sempre più precaria. Allora, Luisella, 5. No, è importante. No, no, è importante anche... Luisella, vengo da te subito dopo lo spazio pubblico. Pongo all'attenzione di tutti voi l'intervista di un uomo che non è mai banale, che ci darà sicuramente degli spunti di riflessione. Gianpiero Mughini. Ci sono le due forze populiste che hanno il predominio, e di queste due forze populiste una sta massacrando l'altra. La Lega sta massacrando i 5 Stelle. Beh, facile. Ma i 5 Stelle cercheranno di mantenere questo legame, oppure, visto che Salvini è così forte, cercheranno una... E cosa potrebbero fare in questo momento? Presentarsi col cappello in mano dal PD? Lei ha definito i 5 Stelle un'orchestra. È un'orchestra. Sì, è una congrega di simpatici mica tanto, di personaggi che adoperano il mondo della comunicazione odierna, il mondo degli slogan, il mondo dell'apparenza, il mondo delle frasi in un italiano zoppicante ma che fanno rumore, eccetera. Quando Di Maio ha detto stiamo scrivendo la storia, a me veniva da vomitare. La frase di Fico, invece, non bisogna chiudere le porti, quella la trova più d'accordo? Beh, è troppo banale. Fico rappresenta naturalmente quella componente emotivamente più di sinistra, sono termini che non vogliono dire nulla. Fico sta però facendo un po' la parte, sì, che Di Maio la parte non in può commedia. Fare. Salvini ha colto una cosa, ha toccato una piaga. Lo definiscono qualcuno un nazista, qualcun altro la Repubblica di Weimar, il Financial Times recentemente. La gente che adopera come se fosse una clava i parametri di 50 anni fa naviga nel vuoto. Quindi non c'è il rischio di... Non c'entra niente. Non c'è l'opposizione, un uomo solo al comando, non c'è questo rischio secondo lei?
uomo solo al comando, lui è strapotente in questo momento, perché è abilissimo. Mi dice un difetto, anzi un'azione sbagliata che ha fatto Di Maio e una che ha fatto Salvini? L'uscita di Salvini sugli zingari, lui l'ha fatta sulla scia del successo dell'uscita prima. Parla del censimento, qualcuno ha parlato di schedatura. Ma comunque... sì, troglodita, è troglodita. E Di Maio? Di Maio pensa di essere molto furbo, perché pensa, se io vendevo gazzose 5 anni fa e sono adesso vice capo del governo, vuol dire che sono molto furbo. Io non lo vedo così furbo. Insomma, Paragone, sicuramente Mughini non è a favore del governo populista, però in qualche modo dice che la politica adottata finora dall'esecutivo sta sicuramente favorendo Salvini. Guarda, lo avete presentato come un uomo mai banale, ha detto una serie di banalità che le puoi trovare in qualsiasi... ma non ha detto niente di straordinario. Alla domanda di Usai su circa gli errori, uno di Salvini e uno di Di Maio, su Salvini ha dato la risposta, su Di Maio non ha saputo indicare un qualcosa di concreto, se volete ve la potete riascoltare. No, l'abbiamo ascoltata prima di mandarla. Non è riuscito a individuare in un fatto un errore di Luigi Di Maio, ha dato un'opinione, ok? Quindi in quanto opinione è appunto di per sé opinabile, ma non è riuscito a dare un fatto che inchiodasse all'errore che secondo Mughini era da attribuire a Luigi Di Maio. Gianluigi, ecco, scusami, detto, posso rincarare la domanda e chiederti allora, rispetto al decreto dignità e rispetto al tema immigrazione, emergono e sono emerse divergenze tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Le sappiamo senza ribadirle, nello specifico ieri tutti quanti hanno ammesso che è stato abbastanza complesso trovare un accordo, ma che alla fine se ne è venuti a capo. Allora, secondo te, in questo equilibrio che state cercando, state trovando una quadra? No, ma scusate, mi dite cortesemente qual è l'elemento distonico tra Di Maio e Salvini su questo decreto? Perché mi potete dire che un elemento distonico lo può aver inserito Tria, ma Tria non mi risulta essere in quota Lega, o a meno che voi non mi diate un'altra notizia. Sì, tutte quelle che sono gli appunti che sono stati fatti dagli imprenditori del Nord, in particolar modo rispetto al decreto dignità, sicuramente sono più, suscitano maggiori reazioni nei politici della Lega che non nel 5 Stelle. La lingua italiana non è una convenzione borghese, ok? Quindi ci sono delle regole. Allora, se voi mi dite che c'è un attrito tra Salvini e Di Maio, mi dovete dire dove sta. Se invece mi dite che c'è una parte del Veneto... Esatto, sicuramente c'è una parte del Veneto, del nord, del nord-est, che guarda... Del Veneto. Bene, ma non c'è una parte dell'elettorato leghista che vede le politiche esatto, 5 Stelle come assistenzialiste, con una presenza dello Stato troppo ingerente, e questo può suscitare degli attriti in chi non vuole scontentare parte del proprio elettorato. Ma non mi risulta proprio... che nel Consiglio dei Ministri Salvini abbia sollevato alcunché. Non c'era Salvini, però. No. Bene, vabbè. Appunto, quindi se ci doveva essere vogliamo un attrito... Vogliamo citare l'episodio dei dazi della scorsa settimana in cui centinaia... No, non facciamo polemica. L'agricoltura ha ritrattato ciò che aveva detto Di Maio, chiaramente seguendo un input... E che parte aveva anche detto Salvini, perché se volete vi prendo un pacco così di dichiarazioni di Salvini... Assolutamente sì, però la posizione ufficiale della Lega poi è stata quella di Centinaio. Sì, però inviterei ad evitare la polemica... Però senza entrare nella diatriba internos. Anche personale, e cerchiamo di capire. Quindi in qualche modo Paragone contesta l'eccezione fatta da Veronica. C'è una sinergia totale tra Di Maio, Salvini, tra Lega e Centinaio. Ancora una volta, sbaglio o no. Pochi minuti fa avete ascoltato il ministro Toninelli, sì, perché lo avete intervistato? Ha detto che tutti i giorni si sente con, con Salvini. Ma noi facciamo domande, prendiamo per buona la risposta. La vena polemica è molto accesa. Noi facciamo domande, prendiamo per buona la risposta. No, ma Caprari, pare che su questo, dal mio punto di vista, Paragone ha ragione. Cioè, io non, queste tensioni per il momento sono, mi pare, molto ricostruzione di tenore giornalistico o individuazione di linee di frattura possibili, ma al momento oggettivamente mi pare che è un governo di coalizione, come tutti i governi di coalizione, registra, come dire, scosse di assestamento, tensioni, ma gli stessi 5 Stelle sono un movimento di coalizione che va da Fico a Toninelli e via raccontando.
raccontando con sensibilità molto diverse. Il punto cruciale non è questo, lo sappiamo tutti quanti. Uno, vi pregherei molto cortesemente di invitarmi qui tra 6 mesi per vedere, siccome sono abituato al fact-checking, vediamo che cosa ha prodotto il decreto dignità in termini concreti, perché per ora stiamo parlando solo di buone intenzioni. Tra 6 mesi vediamo se effettivamente ha prodotto... Ah, però già è passato alle buone intenzioni. Però fammi finire di parlare, perché ho capito che non sei d'accordo, ma almeno lasciami il diritto di parola. Allora, no, tra 6 mesi vediamo, ne parliamo, dei risultati concreti di questo lavoro qui. Il problema vero, è chiaro che si porrà quando, non so se a luglio o in autunno, si metterà mano alla parte di spesa del programma di governo. È lì che verranno al pettine tutti i nodi, perché è del tutto evidente, almeno che non si voglia sforare il deficit, sforare il bilancio, andare in deficit, aumentare il debito, che è impossibile. Tria su questo che è molto il ministro Tria, sì, credo che Gianluigi Paragone possa anche confermarci, forse questo è interessante perché lui stesso ne ha accennato, mi pare di capire che effettivamente ci sono delle frizioni col ministro Tria. L'unico elemento che poteva essere... Vero Paragone? La parte di cui voi stavate facendo cenno, cioè la parte che riguardava l'elemento fiscale, sicuramente aveva visto un'opposizione da parte del ministro che infatti ha fatto sfilare quella parte, ma attenzione, l'ha fatta sfilare perché gli ha dato tecnicamente la risposta dicendo non è che non faremo più lo split payment e quant'altro, lo posticipiamo nel momento in cui questa parte può essere fatta, e cioè a fine anno. Sicuramente tutta la parte fiscale che è stata promessa in campagna elettorale e che è dentro il contratto, dall'anno prossimo troverà il suo compimento. Quindi se oggi gli imprenditori si lamentano del fatto che abbiamo parlato di più diritti ai lavoratori, sicuramente dall'anno prossimo, perché da settembre comincerà la fase preparatoria, si ritroveranno con un alleggerimento fiscale di cui beneficerà gli imprenditori italiani. Ma che significa in un quadro coerente, un attimo Luisella, solo questo volevo chiedere a Paragone, poi magari chiedo anche a te, il quadro coerente di spesa nell'ambito del quale verrà effettuata, si studierà la flat tax, sono parole del ministro Tria, cosa vuol dire? È la cornice del contratto di governo. Solo quello? Non che bisognerà rispettare anche... L'ambito coerente di spesa è diverso dal contratto di governo. I conti? Scusate, allora, i casi sono due. O il ministro Tria è entrato in questo governo senza aver letto il contratto, oppure lo ha letto e starà dentro quel perimetro del contratto, che è l'azione del governo. Quindi sa benissimo che cosa vuole il Movimento 5 Stelle, che cosa vuole la Lega, è stato stabilito in questo contratto. Lui fa parte di una squadra di governo che trova nel peristilio del contratto appunto il suo margine operativo, il suo ambito operativo. Ma mangia il panettone, lo dico a Luisella questa mattina. Legittima domanda. Luisella, ma Tria può durare o invece è un ministro tutto sommato troppo realista per quelle che sono le ambizioni del governo e quindi potrebbe anche alla fine creare dei problemi insormontabili? Cioè essere sormontato lui. I cordoni della borsa ce li ha lui e li tiene molto stretti, cioè comunque le dichiarazioni di oggi mi sembrano chiare, mi sembra chiara alla faccia, no, degli irresponsabili, i costi, non ci sono le coperture, che questo ministro, anzi, sia per la salvaguardia dei conti pubblici, ha detto oggi la priorità deve essere il rapporto deficit-PIL, non ha escluso assolutamente l'applicazione della flat tax, semplicemente ha detto, visto che la crescita del PIL nel 2018 frenerà, come era già stato previsto anche dal precedente governo, e non perché si stia insomma parando di fronte, stanno mettendo le mani avanti, allora la flat tax la faremo in modo progressivo, però sicuramente lui tiene i cordoni della borsa, gli altri vice premier si agitano e propongono, però poi chi decide nel merito e anche sulla parte fiscale del decreto dignità ha detto la sua sicuramente il ministro Tria. Dopodiché fatemi dire una cosa, perché già sentire Mughini che dall'alto della poltrona gialla e dalla giacca gialla imputa al Movimento 5 Stelle un problema di cedere troppo all'apparenza, diciamo che non è proprio esattamente il massimo. Mughini sarà contento questa sera, però, dopo i commenti. Come? Dopo i commenti dello studio Mughini sarà molto contento stasera. Ma poi Mughini è un istrione, insomma, fa politica, è eccentrico.
Però l'eccentrico, eccentrico, ma infatti però imputasse, se imputa poi l'eccentrismo, l'eccentricità da altri, diciamo che ho l'apparenza, ho il cedimento all'apparenza, francamente dall'alto di quella posizione non mi sembra molto opportuno. Però sul discorso Salvini che rischia l'OPA su tutti, effettivamente anche il Movimento 5 Stelle secondo me un po' di attenzione la deve fare, deve continuare sulla strada del decreto dignità, tagli al vitalizi e anche sugli immigrati, perché se è vero che la Lega guarda il suo elettorato al nord-est, nel Veneto, e quindi magari mal digerisce il decreto dignità, anche il Movimento 5 Stelle uno sguardo al suo elettorato di sinistra per il fronte immigrazione lo dovrebbe fare, se non vuole farsi mangiare da Salvini, che sta mangiando tutti, dai suoi vecchi leader, la rottamazione dolce di Salvini. Allora Luisella, a proposito di Salvini e però anche di eccentricità, vediamo insieme, così chiudiamo in bellezza, vediamo insieme questo filmato e lo commentiamo però rapidamente. Invidia, nelle condizioni fisiche arriva a 3 vasche. Insomma, ancora una per cortesia. Dieci secondi e commentate tutti. Qui è Salvini che imita Grillo, però c'ha meno il fisico a quanto pare. Quello almeno ha fatto lo stretto. Sì, esatto, vabbè, però veramente mi sembrano delle immagini che cosa vuoi commentare, uno non è manco libero di farsi una vasca in piscina. E vabbè, lui che va bene. È lui che l'ha voluta così, condividere e tornare. No, dico, era comunque un bagno simbolico in un bene confiscato. E certo, era, lo spieghiamo ai telespettatori, era la piscina della villa di un boss. Appunto, quindi mi sembra un buon segno, al di là di Salvini, comunque, che un ministro dell'interno si faccia le vasche perché la cittadinanza si riappropria di un bene confiscato alle mafie, mi è sembra sempre positivo. Sì, magari senza bisogno Salvini, che il ministro dell'interno ci faccia... Che l'abbiamo già visto nudo sulle copertine, ce lo risparmiamo volentieri. Mi pare confermata la regola del fascino irresistibile della nuotata per l'uomo forte, da Mao Zedong a Grillo, finendo con Salvini e non c'è niente da fare. Forse doveva provarci anche Renzi per durare 30 anni anche lui. Non gliela diamo questa idea. La ricetta per durare in politica è buttarsi l'acqua e nuotare. Non diamo idee per i pericolose in giro. Grazie ad Antonio Caprarica, grazie a Paragone, grazie a Costamagna, grazie soprattutto a tutti voi per essere stati con noi.